Eccoci qua, siamo in live. Andiamo a una nuova finestra di chat. Oddio, che è successo? Chat del vivo. Allora, andiamo a postare tutto. Facebook. Mi hashtag. Buongiorno Michele Giorgio, buongiorno Ardes. Google Plus. Andiamo anche su Grambler. Arrivo ragazzi, sto postando sui social.
Salvatore Bongiovanni, ciao. Allora, mi dice qua da streaming. Bene. Vabbè, voi che dite? Ci siamo, eh? Sto preparando dei video per voi. Oggi ho fatto un video che sto montando. Finisco di montare, faccio video sul traffico di rete che mi ha chiesto Michele Giorgio. Sorpresa per Michele. Ciao. E poi preparo quello per il GPO che mi hanno chiesto già in 2-3 con le policy, gli Active Directory, un po' più dettagliate. Come impedire a un utente di fare certe cose e il VSUS, Windows 7 Update Services. Ciao grande a te, Dario Sniper. No, mia moglie si lamenta che è latente, ma è latente a lei che è qui, perché stiamo. Voi vedo che recepite molto prima di lei. Allora, Michele Giorgio, ha mai implementato un sistema di autenticazione più fattori collegato ad Active Directory? Sì. Cioè, no, più fattori no, no. Però si fa con la Federation. Oppure se vuoi con l'SMS, però devi avere un centralino, un server che manda SMS. No, non l'ho mai fatto. Ho fatto però l'autenticazione di un'applicazione Tomcat su Active Directory con ADFS, con Shibboleth. Ma adesso ci sono un sacco di moduli già pronti per l'autenticazione a due fattori per i siti web. Salvatore Bongiovanni, volevo chiederti una banalità per te sicuramente. Secondo te è possibile con Sync sincronizzare un archivio TargetZ direttamente senza estrarlo? Allora sì, certo. Ah, sincronizzare il contenuto? No, no, che io sappia no. Se c'è qualcuno che conosce un sistema per farlo, ma che io sappia non è possibile. Cioè, aggiornarne il contenuto senza estrarlo. Non penso. Infatti stavo guardando, ma dicono di no. L'unico sistema è scompattarlo in direttore temporanea, aggiornarlo e ricompattarlo. Quindi alla fine non è quello che hai chiesto. Dario Sniper, sai se il programma MSChat V2 ha bisogno del Samba V1 per funzionare? No, non è che ne ha bisogno. Diciamo che Samba, che MSChat V2 è compatibile con NTLM e NTLM V2, ma non è necessario avere Samba. Allora, Buongiovanni, avendo un backup e andare ad aggiornare i file cambiati, immaginavo, infatti non si può fare. Cosa preferisci tra Samba NFS e Hardhash? Dipende da quello che devi fare. Diciamo che se hai bisogno di un accesso, allora il Samba è compatibile con Windows e con Linux. L'NFS adesso pure, perché c'è il 2012, se hai vecchi sistemi operativi non lo potevi usare.
Se devi mettere uno storage condiviso tra due server, è preferibile avere l'NFS perché è più veloce. E poi non ti devi smadonnare con le utenze Samba, eccetera. Metti solo gli indirizzi IP che possono accedere alla export e hai risolto. Tanto più che, per esempio, se hai VMware e devi aggiungere all'host uno storage che sta su un'app o su un NAS, non puoi usare Samba, devi usare forza NFS. Samba è nato per fare condivisione di file tra utenti, quindi io lo userei per quello, cioè se tu hai una share con dei file che devono accederci diversi utenti, userei Samba. Se devo fare uno storage che deve essere montato su due macchine e essere visto contemporaneamente come disco locale, io farei NFS. Puoi farlo anche con Samba, ma Samba è nato per fare altro, quindi io non lo farei. Conviene sempre fare il resync con servizi stoppati o non è necessario? Dipende. Allora, il problema dei backup dei servizi live, diciamo, in running, è dipende dal servizio. Cioè, se io, per esempio, ho Postgres o MySQL e sto sincronizzando la data dir di questo database verso un altro server per fare il backup, non sarà mai consistente perché sto sincronizzando dei file che sono in continua scrittura e non sto applicando nessuna tecnologia di freezing, come la vogliamo chiamare, di congelamento, di snapshot in quel momento dell'applicazione, quindi in questo caso del database. Per cui facendo il resync su un'applicazione che sta scrivendo in quel momento tipo un database, non avrò la certezza che sia una resync consistente. Il resync si fa per i file. Al limite trovi un file aperto, tu lo sincronizzi o lo salta oppure lo sincronizzi con l'ultima versione prima del salvataggio, però non perdi il file o comunque non ce l'hai neanche. Invece con i database che sono in continua scrittura e in funzionamento, o per esempio con Active Directory, se fai una resync della dir dove stanno i dati di Active Directory, probabilmente se la ripristini non ti funzionerà. Quindi il resync conviene farlo se vuoi la certezza matematica a servizio spento, se il servizio in quel momento è un servizio tipo database o qualcosa che sta scrivendo dei dati in continuazione. Se invece è una share, una condivisione o sono dei file di configurazione fermi, puoi tranquillamente usare resync. Ma non è da considerare un backup affidabile se stai sincronizzando un database. Per esempio Solr, che è un'applicazione di ricerca che migliora le ricerche perché crea gli indici, tu puoi anche backupparti la data di Solr con Rsync, però quando risale potrebbe anche risalire, ma non sei sicuro che gli indici siano integri. Ti conviene usare piuttosto l'API di Solr che crea uno snapshot della data dir e te la va a mettere dove vuoi. L'API vuol dire che fai una curl sull'applicazione. Dario Sniper, ok, no, ti chiedo questo perché ho avuto dei problemi con questo piccolo protocollo. Avendo la porta del Samba, ma non è Samba V1, è SMB. SMB è un'altra cosa, cioè SMB è il protocollo che utilizza Samba, ma non confondiamo Samba con SMB. SMB V1 sì, lo devi disabilitare, perché è stata trovata la vulnerabilità del WannaCry e quindi va disabilitato. Bisogna usare l'SMB da V2 in su. E MSChat V2 non ha bisogno di SMB1. Farai qualche video su RHCS? Sull'RHCS intendi l'RHCSA, la certificazione? Mi è stato detto che per poter funzionare MSChat V2 bisogna di Samba 1. Allora, se parli di SMB1, che non è Samba, l'SMB è un'altra cosa. È il protocollo che utilizza Samba, ma SMB sarebbe Server Message Block, non sta per Samba. Io non lo so, non mi pare che MSChat V2 need SMB1.
Ah, le app MS Chat 2 sì, però le app, quindi sì. This is just the not prevented some way in the product. Vediamo. L'ho detto, ok. Addirittura non mi è comparso l'alert box. Ordine muovi sopra. Eccolo perché l'avevo messo sotto. Vediamo un po' chi era. Sto andando su Streamlabs, per ringraziare perché non ho visto il banner. Abbiamo 10 euro da Leonardo MLT. Grazie, grazie mille. Con un messaggio. In parte faccio anche io il tuo lavoro. Consideri serio un cluster Proxmox 5KVM? Grazie. Ma, sì, non vedo perché no. Che cos'è che non ti convince? Cos'è che non ti convince di Proxmox? Proxmox è una distribuzione un po' come Zenkel, cioè è una distribuzione, in questo caso è un mail gateway, quindi perché non puoi fare KVM su... Se non sbaglio è basato su... Se non sbaglio è basato su CentOS, cioè su Red Hat KVM, per cui non vedo qual è il problema, quale sia il problema. Bella Madonna, quanti siete? Allora... Sì, il PA, però anche il PA per messo è ChatGPT 2 puoi usare. Leonardo, grazie di nuovo. Michele Giorgio, conosci un software che traccia il cambiamento di configurazione di un sistema Windows o Linux e di chi l'ha effettuata? Puppet, se non sbaglio, per Linux. Però io più che altro uso i log, cioè... Non vedo perché non usare log. Per esempio su Linux, poi dipende da che configurazione intendi tu. Cioè, puoi fare benissimo degli alert quando viene modificato un file, tanto Linux e Windows sono, cioè, soprattutto Linux sono tutti file. Fai ti fai uno script che appena viene modificato un file ti manda una mail. Non vedo il problema. Vai a farti una grep di tutti i file modificati nell'ultima ora, delle cartelle che dici tu, se trova, se l'exit code è uno, quindi un file modificato, gli fai mandare una mail. Uso Proxmox 4 laboratorio e volevo avere un disaster recovery tipo cluster. Conosco XSIAR Veeam come affidabile ma costoso. Sì, ma infatti, a parte XSIAR è gratuito. Se tu vuoi fare cluster devi comprare la licenza, questo è corretto. Veeam è la soluzione di backup che ho fatto anche il video e anche quella si paga. E purtroppo sì, ci sono soluzioni di backup gratuite tipo... sfuggono sempre i nomi quando sono in live, non so il perché. Ci sono soluzioni di backup per SXI gratuite, però...
chiaro che devi smanonnare un po' con gli script e con le cose. Proxmox con KVM va benissimo. KVM è un virtualizzatore di tutto rispetto. Non vedo perché non puoi fare cluster, anzi, voglia. Anzi, se sei in grado di farlo, ti viene anche meglio. Sto cercandoti il programma che non mi ricordo il nome. Con Windows puoi fare con il GPO, Michele. Il GPO ti metti in listening una cartella, ti abiliti il listening e abiliti come si dice, l'audit su quella cartella. E quando viene modificato qualcosa ti compare negli eventi, ti greppi il codice che ti serve a te di modifica di un file. Cioè tu puoi fare su Windows, con la GPO, puoi abilitare l'audit su una cartella, quindi file modificati, file creati e file cancellati. E te lo vai a fare con la GPO, lo applichi a quella cartella, a quella o più cartelle, e poi tutto ciò che viene effettuato di modifica e cancellazione ti viene riportato negli eventi di Windows. Ci sono anche applicazioni di terze parti che lo fanno di Windows, però le paghi per nulla. Tipo c'è Folder Change, ce ne sono tante. Però io userei le GPO, non vedo perché non usare le GPO. KS backup dovrebbe essere. MKS backup, getWCB. Metto il link. Questo ti fa i backup gratuiti di VMware. Anche di SXI free, non c'è bisogno di avere la licenza. Però non puoi fare cluster di SXI free. Vim senza API. Vim non funziona se non abiliti le API di SXI e per farlo devi avere la licenza. Windows lo memorizza anche nel registro di sistema. Come tracci il cambiamento dell'indirizzo IP? Il cambiamento dell'indirizzo IP della scheda di rete? Del client, della workstation, intendi? Ci sono tante soluzioni, c'è Directory Monitor, ce ne sono tante se non vuoi abilitare le GPO, però le paghi. Ah sì, ad esempio. Allora, per esempio ci sta un utility di MikroTik, Dedude mi pare, che ti monitorizza la rete e ti avverte quando cambiano gli indirizzi IP dei PC. Redact Cluster Suite.
Ah, vabbè, sì, che poi alla fine su 100 se Corasic Pacemaker. Purtroppo lo posso fare perché cioè Red Hat richiede una licenza. Comunque c'è la demo di 30 giorni. Posso scaricarmi le demo e fare un video su Cluster Suite di Red Hat, non c'è problema. Getto QCB l'ho usato, modificato per fare backup caldo con Snapshot, ma non è il massimo. È come tutte le soluzioni free, ce ne sono alcune valide e altre che meno valide. Io l'ho Getto QCB, l'ho usato a macchine accese, non ho mai avuto problemi, sinceramente. Perché poi lui accede in SSH agli host, quindi funziona, a me è sempre funzionato bene. Potresti specificare il concetto di cluster. Ci sarebbe da fare un video su cluster. Ci sarebbe da fare un video. Allora, diciamo che detto in parole povere, il cluster è un insieme di applicazioni. Cioè no, è un insieme di... è un sistema per mettere un'applicazione in high availability, cioè se ti cade un nodo c'è l'altro nodo. Quindi il cluster ovviamente implica almeno due nodi sostanzialmente e può essere attivo, 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 passivo. Qual è la differenza? Il cluster Microsoft generalmente è attivo, passivo, cioè per esempio hai due Hyper-V, metti una macchina virtuale su un nodo. Di Hyper-V crei un cluster, aggiungi un altro nodo Hyper-V, le macchine virtuali stanno sempre su un nodo. Se cade quel nodo, diciamo il cluster cosa fa? Si occupa di passare le macchine virtuali da un nodo all'altro in modo tale che tu non dovresti avere di servizio. In realtà con l'attivo passivo ce l'hai perché le macchine si spengono e si riaccendono di là. Quindi devi attendere qualche minuto. In realtà non vengono spente accese, vengono messe in pausa. In questo modo tu puoi anche usarlo per fare manutenzione sul nodo mentre gli utenti usano l'altro nodo. Il cluster attivo-attivo invece sono due nodi dove esiste la stessa applicazione ed è continuamente sin in sincronia, quindi non è asincrono, è sincrono. Per cui se ti cade un nodo, automaticamente viene switchato sull'altro nodo il traffico. Per esempio, un esempio di cluster attivo-attivo potrebbe essere il Keep Alive di CentOS, che non fa altro che spostarti l'indirizzo IP da una macchina all'altra. Ci sono vari modi di fare il cluster, dipende da quello che devi fare. Comunque, sostanzialmente, il cluster è un insieme di, è un insieme di nodi che si occupano di monitorare lo stato di un'applicazione e all'occorrenza spostarla da uno all'altro. Non è incrementale, i backup sono pesanti per il network. Sì, ma infatti il problema è quello, cioè Getto QCB fa una copia del disco e ovviamente come dici tu non è incrementale. Pesante per il network dipende dal network che hai. Se tu chiaramente il salvataggio lo fai su dischi SSD che stanno sullo stesso host, non usi neanche la network. Che poi non sia incrementale, sono d'accordo con te. Infatti è una soluzione di backup che si fornisce generalmente quando hai un budget basso o quando il cliente non ha un cluster. Però vuol dire che parliamo di clienti piccoli, perché clienti di un certo livello hanno un minimo un vCenter con due nodi SXI, almeno. Michele Giorgio, per tracciare che è stato disinstallato o installato un programma o che è stato aggiunto o rimosso un servizio. Allora, quello sempre lo puoi fare con le GPO, per esempio vai a monitorarti, per esempio quando tu rimuovi un servizio viene tolto dalla chiave di registro di Windows, per cui te lo trovi così. Oppure per esempio Spiceworks, che è un'ottima applicazione di inventorying, farò un video su Spiceworks. No, mi pare che l'ho già fatto un video su Spiceworks, sì. Quella ti monitorizza tutte le attività sulle macchine workstation. Quindi quando viene disinstallato un servizio o un'applicazione,
o quando viene rimossa o quando viene installata, e anche se l'antivirus non è aggiornato. Quindi io ti consiglio Spiceworks per questa cosa. Allora, salvo, sì, il video su Disaster Recovery Cluster me l'hanno già chiesto, lo sto preparando. È un video che è piuttosto pesante perché richiede delle risorse, deve avere due macchine su cui fare cluster, mi sto organizzando, lo farò. Marco Lolli, vorrei chiederti se come tecnico ti studierai qualcosa riguardo alle norme GDPR di prossima introduzione. Secondo te noi tecnici stessi possiamo ignorarlo? Ma aspetta, perché c'ho allora, sì, no, non è che lo devi ignorare, la protezione dei dati bisogna gestirla. E noi ci stiamo già lavorando. Vabbè, diciamo, la privacy è importante, quindi anche soprattutto nelle applicazioni digitali, quindi nelle infrastrutture. Io ho firmato diversi DPS per diverse aziende. Poi, diciamo, ci sono avvocati che fanno quello di mestiere, che si occupano appunto di metterti a norma con queste nuove direttive europee, e so che devi avere, per esempio, tracciato almeno 6 mesi, devi conservare ciò che tracci, devi tracciare gli accessi alle macchine di tutti gli utenti, le utenze devono essere nominali. Sì, sono tutte cose che non dobbiamo ignorare, anzi, dobbiamo farlo. Mi hanno già chiesto di Ovid cosa penso, è un'ottima soluzione di virtualizzazione, e devo fare un video anche su Ovid. A me tutte le applicazioni open source piacciono, se funzionano e sono fatte bene piacciono. Allora, Combo Vault cos'è? Un software di backup per VMware? Non lo conosco. Innanzitutto, quanti siamo? 16. Xbalba, qualche ulteriore consiglio? Ho già visto i tuoi video riguardo per il cloud computing. Allora, l'ho già detto l'altra volta, io diciamo ho diverse esperienze sul cloud, sto lavorando parecchio su Amazon. Che vi posso dire? Amazon è bello, è bellissimo, c'ha tante cose. Il problema è che costa. Il vantaggio di Amazon e di Azure è che se le macchine sono spente o il servizio è inutilizzato, generalmente non lo paghi. Gli altri cloud sostanzialmente ti fanno pagare anche se non usi il servizio, tipo se la macchina è spenta. Il problema qual è però? Che gli altri cloud sono molto più economici. Quindi il consiglio che vi posso dare io è, se dovete fare delle semplici VPS, andate su cloud tipo VH, tipo OnlineNet, tipo Aruba, anche se Aruba è un po' più costoso. E dovete avere dei servizi as a service, dei servizi in cloud, quindi non delle macchine, tipo RDS di Amazon, database in cloud, eccetera, andate su quelle soluzioni, perché sono sicuramente più affidabili. E anche dipende dal cliente e dal budget. Il consiglio che vi posso dare io è di non affidarvi esclusivamente al cloud, ma di avere magari un cloud la produzione, su un altro region o su un altro cloud la disaster recovery o il backup. Va bene anche sullo stesso cloud, ma su un'altra region. Michele Giorgio, potresti fare un video su come avere un desktop remoto su Linux? Sì, si può fare. C'è Remina. No, Remina è il client. Tu dici un desktop remoto su Linux, perché non usare VNC? Non ti piace? E poi su Linux il desktop remoto ha poco senso, nel senso che generalmente i server non hanno interfaccia grafica, quindi usi SSH. Invece parli di connettersi da Linux verso Windows, c'è Remina. Usa VNC, infatti Andrea Manfredini dice perché non usare VNC. OpenStack
Se sì, in che ambito credi sia utile? Io lo uso su OVH per mandare, diciamo, come linea di comando per farmi gli snapshot dei dischi delle macchine, per farmi backup delle macchine. È un'ottima soluzione. OpenStack viene adottata da diversi cloud provider. È utile per quello, perché è molto flessibile, molto ricco di funzioni, ti fa fare veramente tante cose. L'unica pecca H86 che ho potuto constatare su Ovid, secondo le mie ricerche, i backup. Soluzioni semplici non le ho trovate. Vorrei migrare a Proxmox. Vabbè, ripeto, come tutte le cose open source, dovete affidarvi alle soluzioni che trovate, quindi anche su Ovid puoi usare GetOCB, credo che si possa usare. Poi ci sono anche diverse soluzioni su GitHub di backup di Ovid. Andatevele a vedere. Desktop remoto su GNU Linux c'è XRDP. Sì, non lo so, lo so benissimo. Però ha senso se tu hai un'interfaccia grafica. Ma io mi chiedo perché avere l'interfaccia grafica su Linux se non è una workstation? Guido, ciao Antonella, grazie, ancora sono uomo. Per fortuna rimarrò un uomo. Dovresti dirmi esattamente a cosa serve il NAT di un IP. Leggo su internet molti significati diversi, a volte contrastanti. Invece, quando conviene secondo te usare il DMZ? Bella domanda, Guido. Il NAT, come dice l'acronimo stesso, vuol dire Network Address Translation. Fu inventato per consentire a più indirizzi IP di connettersi a un'altra rete, quasi sempre esterna alla propria, tramite un unico indirizzo IP, quindi fu inventato per risparmiare indirizzi IP. Cioè, inizialmente cosa succedeva? Siccome quando fate una connessione a internet a casa o in azienda vi danno o un IP pubblico o una classe di 8 indirizzi IP pubblici, però magari sulla rete ci stanno 50, 100, 200 macchine e per andare su internet le macchine, voi sapete meglio di me, non possono andare con l'IP privato, devono andare su internet con l'IP pubblico. Non possono darvi 100 indirizzi IP pubblici. Allora si usa il NAT, Network Address Translation, perché tutto il traffico che dalla rete locale va fuori viene NATato, cioè viene trasformato, ecco qui il termine translation, viene tradotto l'IP locale con l'IP pubblico, per cui da un IP pubblico possono uscire anche n IP locali. Poi ci pensa il router di livello 3 dello stack TCP/IP a incapsulare quel pacchetto, sa da dove è arrivata la richiesta, gli arriva da internet, la destinazione è l'IP pubblico perché sei uscito con l'IP pubblico, ma il router cosa fa? Prende il pacchetto, lo apre, toglie l'IP pubblico e mette l'IP locale perché lui sa da dove è arrivata la richiesta, lo tiene a memoria. Questo è il Network Address Translation. Da non confondere col port forwarding, tanti lo confondono, che invece è un'altra cosa, cioè quando tu hai un server web la porta 80 è che lo devi esporre sull'IP pubblico, però magari all'interno il server web è in ascolto su un'altra porta. Allora tu puoi dire al tuo firewall o al tuo router che tutto ciò che è in arrivo sulla porta 80 sull'IP pubblico deve essere forwardato sulla porta, per esempio, 8080 della macchina locale. Quando conviene usare il DMZ conviene usarlo sempre quando hai un servizio da mettere all'esterno. Ho già fatto l'altra volta un disegno di che cos'è la DMZ, vatti a vedere la live precedente, la live numero 5, dove ci è spiegato molto bene il DMZ. Da non confondere col DMZ come lo chiamano i router di casa, che quando metti un IP e tutto il traffico viene girato lì. Non è quello il DMZ. Il DMZ, ripeto, è una zona della tua rete che ha una subnet diversa dalla rete locale dove girano le macchine, dove tu vai a mettere i server che hanno all'interno applicazioni pubblicate su internet. In questo modo il tuo firewall divide il traffico che va alla rete col traffico che va alla DMZ, quindi il traffico che arriva dall'esterno viene
se è un servizio pubblicato in DMZ, quindi di qua, viene girato di qua, e se ti bucano la DMZ, il firewall non ti fa andare sulla rete locale. Michele Giorgio, grazie mille per i suggerimenti. Michele Giorgio, potresti fare video su KVM Hyper-V? Sì. Già l'avevo in programma. Ragazzi, oggi vi concedo un'ora, infatti tra poco chiudo. Ancora circa 15 minuti, eh. No, non è colpa tua, mia moglie si lamenta e dice che è colpa sua. Perché dobbiamo uscire? No, no. Assolutamente no. Non mi porti l'IKEA? Dove mi porti? Mercatino dell'antiquariato. Quanti siamo? 17. Ho appena visto che il post che ho messo su Facebook della live ha raggiunto 4514 persone. Non è mai successo. Chat server open source. Dario Sniper, allora, noi in azienda usiamo Slack, però a me non piace perché non è open source, cioè è gratuito, in realtà è comunque non è un vero e proprio server, ma è una cloud services, cioè tu attivi il tuo canale e gli utenti si attaccano e chatti aziendale nel canale privato. Come vero e proprio server di open source io consiglio o Rocket Chat, per esempio. Che se non sbaglio si può anche installare una macchina locale, cioè non serve Rocket Chat, c'è sia la versione cloud, però puoi anche scaricarti il server, te lo installi su Linux e hai il tuo chat server open source, Rocket Chat, ti do il link. Salvo, mi ricordi come escludere un file da estrazione o da rsync? Sì, mi pare. Al volo non me lo ricordo. Mi pare meno meno exclude. Meno meno exclude, mi ricordavo bene. Meno meno exclude, spazio. Apice è il pattern che può essere una directory o un file, supporta anche wildcard, quindi gli asterischi. È la stessa sintassi che ha adottato Amazon sulla sua client. Per gli access point che Mark suggerisce oltre a Cisco? Sai che non mi sta venendo in mente. Vabbè, sicuramente i Netgear sono molto buoni. Io stavo per prendere anche la certificazione Netgear. I Netgear sono molto buoni, sono validi. I Linksys, che sono la versione economica di Cisco, però c'erano anche. Gli Ubiquiti, eccoli che non mi ricordavo il nome. Gli Ubiquiti sono ottimi, sono veramente ottimi. Sono anche carini da mettere perché sono a forma di disco volante, li puoi mettere sul soffitto, anche la Netgear li fa. Io li ho installati da un cliente, ci ho messo una decina di access point e poi Ubiquiti ti dà un'applicazione che tu puoi gestire tutta la mappa di access point da una web application in Java, gira. E non solo, puoi anche abilitare Captive Portal e quindi
a creare dei ticket di navigazione di 1 ora, 2 ore, 24 ore per gli ospiti. Volevo provare un attimo il banner sopra perché prima non mi è comparso. Voglio vedere se eventualmente. Michele Giorgio, potresti fare un video su ServerVPN su Linux? Sì, lo volevo fare, OpenVPN volevo fare, l'ho installato giusto l'altro giorno su CentOS, non è neanche difficile, ci si mette veramente poco. Però con pfSense io già ve l'ho fatto il video, perché pfSense c'è OpenVPN integrato e non dovete fare solo due clic per abilitarlo, non è difficile, c'è già il video, andatevelo a vedere pfSense. Poi farò un video solo su CentOS, per esempio, però già ve l'ho fatto con pfSense. Niente. Vabbè. Per quanto riguarda la differenza tra i vari NAT, ad esempio, lei potrebbe dire NAT 1, 2, 3, comunque sì, in rete molti lo comparano a port forwarding, ecco perché ti chiedevo, infatti. No, il NAT 1, c'è cioè il NAT 101 che praticamente NAT tutto il traffico di un indirizzo IP su un altro indirizzo IP. Però diciamo, può essere fatto un NAT 1 a 1, può essere, ci sono diciamo vari tipi di NAT, però alla fine quello che è più utilizzato è, cioè il NAT puro è quello di tradurre un indirizzo IP locale in indirizzo IP pubblico. Strano. Eccolo, hosting veloce già subscribed, quindi funziona, dai. Allora, che hardware utilizzi per realizzare una versione di backup? Michele Giorgio, che vuol dire? Non ho capito. Una connessione di backup intendi a internet? Io l'ho sempre fatto con pfSense, cioè ci metto due router davanti,
li attacco a due interfacce di pfSense e poi faccio il, come si dice, il failover, cioè se mi va giù una connessione, pfSense si mista tutto sull'altra. Guido, invece, per quanto riguarda Office 365, sento sempre parlare a livello aziendale. C'è qualche differenza tra la suite normale e la 365? Office 365 si chiama così perché è quello che è online, cioè in pratica il cloud. La differenza è che tu puoi ostare le tue caselle di posta elettronica, hai un abbonamento mensile che ti dà, oltre a quello, quindi un exchange online, c'hai anche, cioè sfrutti un server exchange in affitto invece di mettertelo in locale, e oltre a quello hai le applicazioni Word Excel incluse nell'abbonamento. Poi, se intendi quello per famiglie, la differenza è che hai lo spazio in cloud e paghi a mese invece che, cioè paghi un abbonamento invece che acquistare la licenza e averlo per sempre. Però non sei più soggetto agli aggiornamenti, non devi più scaricare gli aggiornamenti, non hai bisogno di installarlo ogni volta perché tutto quanto è in cloud. Domenico D'Amico, ciao, sono contento di averti conosciuto su YouTube. Hai letto della nuova ricerca israelita sull'intercettazione delle frasi delle telecamere? No, non ne so nulla. Hosting veloce, ho una curiosità su uno. Se uno ha due linee telecom, una business e una privata, ti possono unire due linee? Sono tutte e due 20 mega, le due linee non sono in fibra. Sì, le puoi unire con un firewall che ti consente di farlo. IFSS te lo fa. Non è che le unisci fisicamente, le unisci a livello logico. Cioè tu metti le due linee, le attacchi al tuo firewall e al firewall gli dici di smistare il traffico un po' di qua, un po' di là. E quindi dovresti andare al doppio della velocità. In realtà dipende molto dal tipo di traffico che tu fai uscire. Più che altro ti fai load balancer, quello sì. Bilancia un po' di qua, un po' di là. Quindi in uscita tu gli puoi dire di scegliere l'interfaccia col carico meno elevato. Come reputi la marca Zixel? Ho notato che si utilizzano molto di suisi questa marca. Sì, non lo userei per soluzioni enterprise. Va bene per switch, va bene come switch per piccoli studi, piccoli uffici, ma se dobbiamo andare su centinaia di client, non lo utilizzerei. Parliamo di switch. Marco Lori, ma l'azienda in cui lavori ti concede di partecipare a corsi formativi su Amazon Ads lavorativo? Sì, non però quella in cui sono ora, cioè io, come dicevo, sono un consulente. E sono assunto a tempo indeterminato, però sono in consulenza presso un cliente e quindi lì non lo posso fare. Però quando sto in sede, sì, seguo webinar, seguo corsi online e prendo le certificazioni, assolutamente sì. Hosting veloce, se invece si inserisce una delle due linee nel modem di Telecom in One. Capito la domanda, Austin Veloce. Vuoi creare una linea da 40 mega con due linee? Allora, o ti compri un, potresti comprarti un modem router,
che supporta due linee in ingresso e poi ci pensa lui a unirle. Però sempre lo devi fare a livello logico, non è una cosa fisica che tu puoi fare. Michele Giorgio, TP-Link di Link lasciamo perdere, cioè TP-Link lo lasciamo proprio perdere, neanche lo considero. Nonostante io lo utilizzi per qualche mio cliente privato, ma perché parliamo di una connessione con un PC. D-Link già è molto meglio, già è molto meglio. Per esempio, so che i modem di Link fanno fare cose che altri modem normali non fanno fare, tipo le VPN, consentono di creare, però sempre rimaniamo a livello familiare, cioè sempre aziendale non li userei. Piuttosto comprati un Linksys. Con Linksys puoi fare, oppure il Fritzbox, va bene anche quello. Guido, a questo punto ti chiediamo che marca utilizzeresti per Switch a livello aziendale. Ma l'ho detto anche l'altra volta, Tricom tra i più economici. Se vogliamo andare su qualcosa di meglio, Cisco, HP, Fortinet, vanno benissimo. E se non sbaglio anche la Sony Qual li fa. Anche se Sony Qual preferisco i firewall di Switch. Sì, Sony Qual fa anche Switch TZ, vanno benissimo. Quindi dall'alto verso il basso, Cisco, HP e Fortinet li metterei più o meno allo stesso livello, forse è meglio Fortinet. Poi Sony Qual, Tricom e poi tutti gli altri, chiaramente. Ci sono veramente tantissimi Switch di tantissime marche, però io devo andare a livello aziendale, di solito metto HP per chi ha budget limitato e Cisco per chi invece vuole spendere. Juniper, sì. Mi è sfuggito, bravo Dario Sniper, anche Juniper. Ragazzi, si è fatta quell'ora, io vi devo salutare. Vi ricordo che oggi pomeriggio probabilmente uscirà il video su come catturare il traffico di rete e come analizzarlo, sia su Linux che su Windows. E poi sto preparando il video per GPO, come dicevo all'inizio della live. Un po' più specifico e anche su Windows Server Update Service. In più farò tutti gli altri video che mi avete chiesto, compreso Hyper-V e OpenVPN su CentOS eccetera. Grazie Dario Sniper, sempre al top anche tu. Grazie a tutti ragazzi, ci vediamo alla prossima live e voi invece godetevi il video che posterò oggi pomeriggio. Arrivederci.